Gli alunni della prima E si sono cimentati in un progetto che per l'argomento trattato ha richiesto un notevole impegno da parte loro, ma che li ha resi consapevoli delle loro capacità e potenzialità che spesso rimangono latenti o inespresse. Il tema svolto è di grande attualità, no al bullismo e al cyberbullismo. L'intento degli allievi è di fornire un loro personale contributo a debellare dalla società la piaga del bullismo e del cyberbullismo, che soprattutto in quest'ultimo tempo ha mietuto tante vittime. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, hanno deciso di realizzare un progetto in cui, partendo dai reati di bullismo e cyberbullismo perpetrati da minori nei confronti dei loro coetanei, hanno considerato le conseguenze penali derivanti dai predetti reati, in base alle norme che l'ordinamento giuridico appresta per punire gli autori dei predetti reati e così ripristinare la legalità violata. A tal fine gli alunni, interpretando con grande bravura e maestria i ruoli processuali, hanno inscenato un processo penale minorile secondo i dettami delle norme processuali. Il progetto realizzato evidenzia non solo il disvalore sociale dei gravi fatti posti in essere dai bulli, costituenti violazioni di norme penali, ma anche e soprattutto i principi che sono alla base del processo penale minorile, disciplinato dal DPR 22 settembre numero 448 del 1988. Detta normativa ha recepito le indicazioni delle principali fonti internazionali in materia minorile e della Costituzione, differenziando dal processo penale ordinario. In particolare è emerso un quadro degli istituti giuridici che favoriscono una rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale. Questi istituti consentono di finalizzare il processo alla responsabilizzazione e non alla punizione del minore, facilitando la riparazione dei danni e la risoluzione del conflitto generato dal reato. Sono questi istituti che hanno consentito l'introduzione di un percorso di mediazione tra il minore, autore del reato e vittima, in conformità all'articolo 2 costituzionale, che impone alla Repubblica di proteggere la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Nel processo appare evidente che l'ordinamento giuridico italiano disciplina l'esercizio della giurisdizione penale nei confronti dei minori autori di reato, perseguendo non soltanto fini di punizione ma anche e soprattutto finalità educative. Tali finalità nascono dalla necessità di adeguare l'intervento penale alle esigenze educative degli imputati minorenni, in conformità alla stessa funzione rieducativa della pena, affermata nell'articolo 27, comma 3 della Costituzione. Per conseguire tali finalità, l'ordinamento giuridico ha istituito degli organi giurisdizionali specializzati, in aderenza al dettato dell'articolo 102, comma 2 Costituzione, che prevede la possibilità di istituire delle sezioni specializzate per determinate materie presso gli organi giudiziari ordinari, con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura, esperti in materia dell'età evolutiva. In particolare sono state adottate delle norme processuali idonee a favorire un'indagine accurata sulla personalità del minorenne, per evitare gli effetti stigmatizzanti derivanti dal contatto del minore imputato con la giustizia penale e trasformare il processo in occasione per mettere in atto delle misure educative nei suoi confronti. Il processo simulato evidenzia altresì il principio di minima offensività del processo. Questo principio si basa sulla constatazione che il processo in sé può causare all'imputato delle sofferenze, soprattutto per il minore imputato, poiché il processo, se non adattato alle esigenze della sua età, può essere causa di sofferenze indelebili. Proprio per questo motivo il processo penale minorile ha introdotto delle disposizioni che hanno come scopo quello di arrecare il minor danno al minore imputato. A tale fine il DPR numero 448 del 1988 prevede degli istituti processuali che tendono a porre fuori dal circuito penale il minore in modo anticipato. È il caso appunto del processo penale minorile commessa alla prova, che ha come obiettivo quello di arrecare il minor danno possibile alle esigenze educative del minore. Per questo motivo anche l'estinzione del reato per esito positivo della prova evita al minore gli effetti stigmatizzanti di una condanna penale. Gli alunni della prima E hanno realizzato il progetto No al bullismo e cyberbullismo, previsto dal piano dell'offerta formativa di educazione alla legalità e alla cittadinanza.
Gli allievi, traendo spunto da fatti realmente accaduti, hanno ideato una storia nella quale tre ragazzi minorenni hanno posto in essere reiterati comportamenti illeciti nei confronti di un loro compagno di classe, ed esaminano le conseguenze penali previste dall'ordinamento giuridico a carico degli autori degli atti illeciti commessi a danno del loro coetaneo. In particolare, gli allievi hanno preso in considerazione l'utilizzo della sospensione del processo commessa alla prova, che sostituisce una delle innovazioni più interessanti del processo penale minorile, introdotto con la riforma del processo penale previsto dal DPR del 22 settembre 1988, numero 448. La legge citata ha introdotto nel nostro sistema giuridico dei principi importanti, tra i quali quello della minima offensività del processo, la cosiddetta finalizzazione educativa. Il processo non deve interferire sulla continuità educativa e l'attitudine responsabilizzante del processo stesso, volta a promuovere nel minore lo sviluppo di competenze autoregolative, ancorate a principi socialmente condivisi. Il giovane ragazzo, appena finita la scuola, si era trasferito con la famiglia a Rimini per trascorrere le vacanze, ma da quel giorno era iniziato per lui un'estate da incubo. Dapprima insulti e minacce in chat private sui social, poi insulti nei commenti di altri ragazzi anonimi, ma il gruppo di amici di WhatsApp che leggevano sapevano da chi erano trasmessi i messaggi e a chi erano indirizzati. Poi gli sguardi di minaccia quando i ragazzi si incontravano in piazza a Rimini, fino a quando la mattina del 28 luglio 2016 Lohan, in compagnia dei suoi amici, incontrava il ragazzino nel giardino pubblico di Rimini. Dopo averlo insultato, gli sferrava un pugno dritto in faccia, che lo stramazzava a terra, procurandogli un ematoma al volto guarito dopo 15 giorni. E lo minacciava di non dire nulla dell'accaduto ai suoi genitori se non voleva essere pestato e finire in ospedale. E i suoi amici incalzavano dicendogli: «Stronzo, se dici una sola parola di quanto è accaduto, te la faremo pagare cara». Addirittura i tre bulli passarono a minacciare anche gli amici del ragazzo, che lo aiutarono ad alzarsi, dicendo loro: «Fatevi i fatti vostri, non vi intromettete o passerete nei guai». Sempre insulti e minacce trasmessi tramite i social network: «Sei un lurido vigliacco, non vali nulla, sparisci dalla nostra vista, ti faremo a pezzi, appena ci vedi scappa, altrimenti facciamo nero». Ma il motivo non è dato saperlo, solo che il ragazzino, giorno dopo giorno, aveva sempre più paura e non voleva uscire più di casa. Un giorno vince la paura e confessa tutto ai genitori: «Mi minacciano, mi insultano, non so come fare». I ragazzi che subiscono questi reati sono affranti, non sanno come uscire da questo tunnel. Vorrebbero farlo con le proprie forze, ma spesso non ci riescono e si chiudono nel silenzio, subendo quelli che non sono scherzi, ma veri atti di bullismo e cyberbullismo, che per la legge italiana sono tutti reati previsti dal codice penale, ed anche particolarmente gravi. Dopo aver vinto la paura in compagnia dei genitori, la vittima si recava presso la stazione dei carabinieri per sporgere querela nei confronti dei tre ragazzi minori autori dei reati perpetrati a suo danno. Dalle descrizioni e esami dei profili sui social network e brevi indagini, si risaliva all'identità dei tre minorenni responsabili a vario titolo dei reati di lesioni personali, diffamazione a mezzo Facebook e minacce. I tre minori sono stati convocati insieme ai genitori alla stazione dei carabinieri di Bologna per gli atti di polizia giudiziaria a loro carico. La querela, unitamente al verbale delle indagini e delle deposizioni testimoniali spontanee raccolte dalla polizia giudiziaria, sono stati trasmessi al PM presso la Procura del Tribunale per i minorenni di Bologna, il quale ha chiesto il rinvio a giudizio degli autori dei reati per aver commesso a vario titolo in concorso tra loro i reati di cui all'articolo 582, 595, 612 e 81 del codice penale, uniti dal vincolo della continuazione per aver compiuto con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso i predetti reati. Si chiama il processo penale numero 2820, registro generale, a
Ferrari Loan, Andrea Srizzo e Tommaso Russo. Sono presenti gli imputati? Sì. Sono presenti gli esercenti la potestà genitoriale? Sì. Ci sono questioni preliminari? Sì, signor Presidente. L'avvocato Amilio Rossi si costituisce in rappresentanza di Tommaso Cecchini in virtù di procura speciale in calce all'atto di costituzione di parte civile. Il Tribunale, verificato il rispetto dei termini di legge previsti per la costituzione di parte civile, autorizza l'acquisizione dell'atto di costituzione al fascicolo, dichiara aperto il dibattimento e invita le parti a richiedere i mezzi di prova. Chiedo di sentire la parte civile, il maresciallo dei carabinieri e i testimoni indicati nella lista. Avvocato di parte civile, faccia le sue richieste probatorie. La parte civile chiede l'esame diretto e contro l'esame dei testi citati dal PM e dalla difesa dell'imputato. Difesa dell'imputato, faccia le sue richieste. Chiede di sentire il testimone Michele Raspi, l'imputato e l'assistente sociale Francesca Chisoni. Il Tribunale ammette i mezzi di prova richiesti dalle parti, in quanto ritenuti rilevanti ai fini della decisione. Prego, PM, può procedere. Buongiorno. Si procede nei confronti degli imputati Ferrari Loan, Tommaso Russo e Andrea Srizzo, chiamati a rispondere a vario titolo dei reati di cui gli articoli 582, 595, 612, 81 Codice Penale. Loan per il reato di lesioni personali per aver sferrato un pugno sul viso di Tommaso il 28 luglio 2016 alle ore 17.30 circa, mentre questi passeggiava in compagnia di due amici, Riccardo Pugliesi e Omar Farouk, nel giardino comunale dei Rimini. Dalle indagini svolte dal maresciallo dei carabinieri di Rimini è emerso che l'atto di violenza commesso da Loan nei confronti di Tommaso è avvenuto per tutti i motivi. Invero, i testimoni presenti all'accaduto hanno sentito e visto Loan offendere e spintonare Tommaso e poi, stizzito dalla giusta lamentela di Tommaso, lo colpiva con un pugno sul viso che gli causava lesioni con prognosi di 15 giorni. Dalle deposizioni spontanee raccolte risulta altresì che l'imputato proferiva le seguenti frasi offensive nei confronti della parte civile. Ehi, bella fanciulla, ti andrebbe di passare una serata in mia compagnia? Tommaso rispondeva alla provocazione dicendogli: devi smettere di prendermi in giro e di ridicolizzarmi nella presenza dei miei amici. Non ho finito di completare la frase che Loan, in compagnia dei suoi amici, Tommaso Russo e Andrea Srizzo, gli sparava un pugno dritto sul viso, causandogli con una tavola sul zigomo sinistro, guarito in 15 giorni. Gli amici della vittima, Riccardo Pugliesi e Omar Farouk, lo aiutarono ad alzarsi, ma gli imputati gli fermarono, intimandoli di non intromettersi, altrimenti gli avrebbero fatto passare dei guai. Poi, rivolgendosi alla vittima, gli dissero: e guai a te se dici solo una parola di quanto è accaduto. Verremo a trovarti e ti faremo pezzi. Da oggi, quando ci incontri, devi salutarci, altrimenti è meglio che cambi strada e ti riempiremo di morte. Gli imputati, Andrea Srizzo, Tommaso Russo, in concorso con Loan, devono rispondere dei reati di diffamazione e minacce, unitisi col vincolo della continuazione, per avere, in direzione esecutiva di un medesimo disegno criminoso, insultato e minacciato la vittima scrivendo frasi offensive e minacce su Facebook, come è stato accertato dalla polizia postale. Sei un gay, se non obbedirai ai nostri ordini ti faremo di rimpiangere di essere nato. Sei un buon a nulla, sei un migliaio, sparisci dalla nostra vista e ci facciamo pezzi. Appena ci scappa ti faremo nero. Se riferisci ai tuoi genitori che ti ha picchiato, ti uccido di botte. Al fine di provare i fatti di cui gli imputati sono chiamati a rispondere, è necessario sentire la parte offesa, il maresciallo dei carabinieri e i testimoni Francesco Puluzzi e Nicola Sponzi e Michele Rospi, indicati nella lista destinati. Ufficiale giudiziario, faccia entrare Cecchini Tommaso. C'è Cecchini Tommaso. Sei stato chiamato qui oggi perché dovresti raccontarci i fatti così come sono successi e per i quali hai sporto querela. Frequento la primaria e Loan Ferrari e Andrea Srizzo e Thomas Russo sono i miei compagni di classe. I predetti compagni di classe da diversi mesi mi prendono in giro e pubblicano su Facebook frasi offensive e minacciose nei miei confronti. Loan mi insulta frequentemente, sia in classe sia durante la ricreazione o quando mi incontra per strada, ridicolizzandomi agli occhi dei miei compagni. Loan, Andreas e Tommaso spesso mi inviano messaggi su Facebook in cui appellano di bella fanciulla, scrivono frasi ambigue che mettevano in dubbio la mia vera identità sessuale e minacciavano di farmi del male se non mi fossi sottomesso a loro. Nel periodo precedente il deposito della querela, i messaggi che ricevevo non firmati erano gravemente lesivi della mia dignità
perché insinuavano dubbi sul mio orientamento sessuale. L'ultima mail ricevuta collegata alla querela proposta e di cui ho chiesto alla polizia giudiziaria di accertarmi il mittente, così recita: bella fanciulla, se non ci dirai ti massacreremo di poco. Erano presenti testimoni nel momento in cui è stato colpito ed ha ricevuto offese e minacce da parte degli imputati? Sì, erano presenti Francesco Poluzzi, Nicolao Esposito e Michele Rospi. Avvocato di parte civile, ha domande? Nessuna. Difesa degli imputati, ha domande? Sì, avrei una domanda da fare. Prego. È sicuro che i messaggi offensivi e minacciosi che ha ricevuto tramite Facebook provenivano dai profili di Kennedy degli imputati? Ritengo di sì, in quanto già in classe lo anche mi appellava bella fanciulla, mettendomi in ridicolo davanti ai compagni. Anche dagli accertamenti eseguiti dalla polizia postale è emerso che gli scritti offensivi e minacciosi nei miei confronti provenivano dagli imputati. Grazie, può andare. Ufficiale giudiziario, faccia entrare il maresciallo dei carabinieri al fine di me. Certo, buongiorno, favorisca le generalità e legga la formula di rito. Sono, mi chiamo Alfieri Andrea, nato a Bologna il 20 gennaio 2002, in atto in servizio presso la stazione dei carabinieri di Bologna, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quando ne abbia conoscenza. Buongiorno maresciallo, vuole riferirci le attività da lei svolte in seguito alla querela presentata dal signor Tommaso Cecchini? In data 28 luglio 2016 è venuto alla stazione del carabinieri il minore Cecchini Tommaso, accompagnato dai suoi genitori, il quale ha sporto querela nei confronti Loni, Andrea Srizio e Tommaso Rossi, per essere stato offeso e minacciato più volte su Facebook e per essere stato picchiato dal medesimo mentre passeggiava in compagnia di due amici in Aldina Comunale di Rimini. Ci può dire il giorno e l'ora in cui la vittima ha subito le percosse da parte dell'imputato? Non ricordo, signor Presidente. Posso consultare il verbale dell'indagine? Prego, proceda. La violenza perpetrata ai danni della parte lesa è avvenuta il giorno 28 luglio 2017, alle ore 17.30 circa, mentre Tommaso Cecchini, passeggiando in compagnia di due amici nel giardino di Rimini, incontrava Loan e gli altri due coimputati, Andrea Srizio e Tommaso Russo. Questi iniziarono a prenderlo in giro come era loro solito fare. Tommaso Cecchini, stanco di essere ridicolizzato dalla presenza dei suoi amici, gli disse: smettete di prenderlo in giro, lo dirò ai miei genitori, evidente, ma non finì di proferire la frase che lo hanno disperato al pugno sul viso, causandogli un ematoma sullo zigomo sinistro, con prognosi di 15 giorni. E dopo, quale accertamento è compiuto? Ho chiamato i testimoni da tutti indicati alla querela, sentendole sommare informazioni. Come si chiamano i testimoni? Francesco Polluzzi, Nicolò Esposito e Michele Rosso. Ci sono altre domande? Nessuna domanda. Nessuna domanda. Grazie, può andare. Ufficiale giudiziario, faccia entrare in testa Francesco Poluzzi. Certo. Sono, mi chiamo Francesco Poluzzi, nato a Bologna il 22/4/2002, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione. Impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Conosci gli imputati Loan Ferrari, Andrea Srizio e Tommaso Russo? Sì, sono dei miei compagni di classe. Ha mai esistito delle loro liti? Spesso Loan lo trattava male e lo prendeva in giro. Può essere più preciso? In che modo lo prendeva in giro e lo trattava male? Spesso lo chiamava bello fanciullo o bella giovinetta. A volte lo spingeva e gli nascondeva degli oggetti. Durante le lezioni lo molestava e disturbava continuamente. Tommaso elogiva o si difendeva? Di solito no. Avete un gruppo di classe su WhatsApp? Sì, abbiamo un gruppo WhatsApp, ma l'imputato non ne fa più parte. Perché non ne fa parte? Perché Loan, che è l'istruttore di WhatsApp, l'ha escluso. Lei ha avuto contatto con gli imputati di Loan Ferrari, Andrea Srizio e Tommaso Rossi su Facebook? Ha mai ricevuto o condiviso messaggi con loro? No, non ho mai condiviso i messaggi pubblicati dagli imputati su Facebook. Ne ho inviato loro messaggi. Ho solamente letto alcuni messaggi offensivi e minacciosi pubblicati dagli imputati sulla bacchetta riferita a Tommaso. Altre domande? Ho concluso. Passiamo alle difese di parte civile e dell'imputato, prego. È sicuro che i messaggi minacciosi e offensivi inviati alla parte lesa che ha letto su Facebook provenissero dall'imputato? No, penso che i nickname da cui erano stati inviati i predetti messaggi appartengono agli imputati, ma non sono sicuro. Nessuna domanda. Grazie, può andare. Ufficiale giudiziario, faccia entrare Nicolò Esposito. C'è Nicolò Esposito.
della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto mia conoscenza. Avvocato difesa dell'imputato, prego, faccia le sue domande. Conosce Laurent Ferrari, Andrea Svizzo, Tommaso Russo? Sì, sono dei miei compagni di classe. Come sono i rapporti tra loro? Non buoni, l'imputato spesso offende e ridicolizza Tommaso Cecchini. Prego, PM. Una precisazione, in cosa consistono le offese arrecate a Tommaso? Espressioni offensive sulle sue tendenze sessuali, quali per Manzone ed altre simili. Grazie, il test si può accomodare. Ufficiale giudiziario, faccia entrare l'imputato Laurent Ferrari. Sai perché sei qui? Sì, lo so. Hai riflettuto sui fatti che ti hanno portato ad avere queste imputazioni? Hai avuto colloqui con l'assistente sociale? Sì, in questo periodo, grazie ai colloqui con l'assistente sociale e con il mio avvocato, ho avuto modo di ripensare a tutto quello che è accaduto e mi sono reso conto di aver sbagliato nei confronti di Tommaso. Ho capito di averlo trattato male e sono pronto a rimediare. Hai chiesto scusa alla parte civile? Al momento ci vediamo. Non gli ho chiesto ancora scusa, ma è mia intenzione farlo. Vuoi essere messo alla prova? Ora l'assistente sociale ti spiegherà cosa vuol dire. Ufficiale giudiziario, faccia entrare l'imputato Tommaso Russo. Certo. Hai riflettuto sul dolore che hai causato alla parte lesa con i tuoi comportamenti offensivi e minacciosi? Sì, in questo periodo, grazie ai colloqui con l'assistente sociale e con il mio avvocato, ho avuto modo di ripensare a tutto quello che è accaduto e mi sono reso conto di aver sbagliato nei confronti di Tommaso. Ho capito di averlo trattato male e di averlo fatto soffrire e sono pronto a rimediare. Hai chiesto scusa alla parte lesa? Sei pronto a rimediare al danno causato? Non gli ho ancora chiesto scusa, ma è mia intenzione farlo. Vorresti essere messo alla prova? Ora l'assistente sociale ti spiegherà cosa vuol dire. Ufficiale giudiziario, faccia entrare l'imputato Andrea Sinzio. Certo. Hai riflettuto sui fatti che ti hanno portato ad avere queste imputazioni? Hai avuto colloqui con l'assistente sociale? Sì, in questo periodo, grazie ai colloqui con l'assistente sociale e con il mio avvocato, ho avuto modo di ripensare a tutto quello che è accaduto. Mi sono reso conto di aver sbagliato nei confronti del mio compagno di classe Tommaso. Ho capito di averlo trattato male e sono pronto a rimediare. Hai chiesto scusa alla parte civile? Al momento ci rimediamo. Non gli ho chiesto ancora scusa, ma è mia intenzione farlo. Vuoi essere messo alla prova? Ora l'assistente sociale ti spiegherà cosa vuol dire. Con la richiesta di messa alla prova, il tribunale sospende il processo nei vostri confronti. E quindi il processo non si conclude oggi e voi dovrete seguire il programma che abbiamo stabilito. Questo programma prevede che dovrete continuare a frequentare la scuola, impegnandosi nello studio e comportandovi bene nei confronti dei vostri compagni insegnanti. Dovrete conciliarvi con la parte civile e dovrete svolgere un'attività di volontariato per 2 ore, di pomeriggio per 3 volte alla settimana, presso un'associazione che si occupa di bambini diversamente abili. Dovrete rispettare gli orari di rientro a casa che dovranno avvenire non oltre le ore 20. Sì, va bene, ma per quanto tempo? Questo lo deciderà il tribunale. Siamo d'accordo a seguire il programma stabilito. Allora avete capito quale sarà il comportamento che dovrete tenere in questo periodo? Se rispetterete il programma, quando riprenderà il processo, dichiareremo estinti i reati e verrete assolti. Se invece non avrete rispettato il programma, il processo riprenderà e, in base alle prove raccolte, potreste essere condannati. Invito le parti a concludere. Signor Presidente, signori giudici, alla luce dell'istruttoria dibattimentale, è emersa la responsabilità penale degli imputati, che hanno in effetti ammesso i fatti, dichiarati comunque disponibili a intraprendere un percorso imperativo e di recupero, qual è quello della messa alla prova. È stato confermato dai testi che Tommaso è stato vittima di azioni persecutorie da parte di Loan, Ferrari, Andrea Serizio e Tommaso Russo. Consistite in atti offensivi, violenti e minacciosi di cui gli articoli 582, 595, 612 e 81 codice penale. Sulla base dei fatti, così come sono emersi di dibattimento e della valutazione della disponibilità dei ragazzi, ritengo ecco di mettere alla prova l'imputato Loan. Tribunale degli imputati Andrea Serizio, Tommaso Russo,
periodo di 8 mesi, ciascuno da svolgersi secondo le modalità del progetto elaborato dall'assistente sociale. E questa è la durata che può permettere ai ragazzi di riflettere e maturare per non ripetere gli errori commessi. La parte civile si associa alle richieste del PM. Signor Presidente, signori giudici, questa difesa, pur condividendo in parte la ricostruzione dei fatti così come svolta dal PM, ritiene di dover meglio chiarire alcuni aspetti della vicenda. Tenuto conto del fatto che i minori sono incensurati ed hanno mostrato nell'audizione davanti a questo tribunale e negli incontri con gli operatori sociali del USL, serio pentimento per i gesti commessi e la volontà di ravvedersi e di riparare a quanto da loro causato con il loro comportamento. Per questi motivi, questa difesa si associa alla richiesta del PM di sospensione del processo, con la messa alla prova dei propri assistiti, ma diversamente dalla richiesta avanzata dalla Procura. Ritiene congrue in relazione della gravità dei reati, nonché del comportamento processuale e della personalità degli imputati, una messa alla prova non superiore di mesi 7. L'articolo 28 decreto del Presidente della Repubblica numero 448 del 1988, il Tribunale per i minorenni di Bologna, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato Juan Ferrari per i reati di cui all'articolo 582 del Codice Penale e in concorso con Andrea Srizzo e Tommaso Russo per i reati di cui gli articoli 595, 612 e 81 Codice Penale, uniti dal vincolo della continuazione per aver, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, offeso e minacciato Tommaso Cecchini, sospende il procedimento e ammette l'imputato Lon Ferrari alla messa alla prova per un periodo di 12 mesi e gli imputati Andrea Srizzo e Tommaso Russo alla messa alla prova per un periodo di 7 mesi. Ciascuno con l'obbligo di attenersi al progetto concordato con l'assistente sociale dell'USSM, che qui si intende integralmente riportato, con l'avvertimento che, in caso di mancato rispetto dello stesso, il processo riprenderà il suo corso. 12 mesi dopo. In nome del popolo italiano, il Tribunale per i minorenni di Bologna, così composto, visto l'articolo 28, decreto Presidente della Repubblica, numero 448 del 1988, valutata la personalità dei minori, la loro evoluzione e il comportamento degli stessi, dichiara estinti i reati di cui agli articoli 582, 595, 612 e 81 Codice Penale commessi da Lon Ferrari e i reati di cui agli articoli 595, 612 e 81 Codice Penale commessi da Andrea Srizzo e Tommaso Russo per esito positivo della messa alla prova e dichiara di non doversi procedere. Così deciso in Bologna, lì, il 10 maggio 2017.